Non si placano a schio le critiche al nuovo sistema di raccolta del rifiutto secco in partenza il prossimo 1 gennaio 2022. Se ne parla da mesi e sono molti i cittadini che hanno criticato la scelta di utilizzare nuovi grandi bidoni da 120 litri. Ora ritornano ancora una volta sulla questione le forze di opposizione in consiglio comunale. In modo congiunto, Coalizione Civica Schio, Partito Democratico, Gruppo Misto hanno raccolto in particolare i malumori di tante famiglie composte da una sola persona, molto spesso anziana, che saranno costrette a tenere in casa i rifiuti non differenziabili per 3 mesi, dato che sono previsti solo 4 svuotamenti all'anno. Giovedì 9 dicembre, a 20 giorni dall'anno nuovo, quando dovrebbe iniziare il nuovo sistema di raccolta della frazione secca rifiuti, la maggioranza ha finalmente comunicato in commissione il prospetto dei conferimenti previsti nella quota variabile di base, ossia quelli di fatto compresi nella tariffa Tari di base. Se dovessero esserci sforamenti rispetto a questi numeri, nell'anno successivo i cittadini si troverebbero a pagare eccedenze con un costo di 4 euro a svuotamento. Guardando lo schema presentato, due dati balzano all'occhio. Innanzitutto l'esiguo numero di conferimenti per le persone che vivono da sole, che rappresentano il dato più alto tra le utenze, più di 6.000 cittadini, ossia solo 4 volte all'anno, il che vuol dire esporre il bidone ogni 3 mesi. In seconda battuta, la differenza con i conferimenti di base previsti dal comune di Marano Vicentino, che adotterà lo stesso passaggio dal 1 gennaio. A Marano i conferimenti per i single saranno 7 invece di 4, per le coppie 9 anziché 6, per le famiglie da 3 persone 12 anziché 8 di Schio e via così. Si tratta di un terzo abbondante di ritiri in più, se non quasi il doppio. Perché, si chiedono le opposizioni, tutta questa differenza? Perché si è deciso di ridurre così tanto il servizio? Saranno quindi i criteri adottati per la scelta a incidere? Giorgio De Zen, Carlo Cunegato, Leonardo Dalla Vecchia, Giulia Adrian, Giovanni Battistella, Valeria Graziani e Maura Fontana spiegano poi di aver ricevuto nelle scorse settimane segnalazioni di casi limite. Nostri concittadini anziani che vivono nella nostra casa di riposo, a cui è stato chiesto di ritirare lo stesso il bidone perché l'utenza è attiva. Ovviamente, se queste persone negli ultimi anni non hanno conferito rifiuti, hanno abbassato la media dei conferimenti delle persone che vivono sole, media su cui a quanto pare ci si è basati per decidere i conferimenti comprese nella quota variabile di base.